Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile e Felice. Oggi prepariamo la seppia con le patate. Per questa ricetta occorrono una seppia di mezzo chilo circa per due persone, due patate, un cucchiaio di farina, prezzemolo, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Proseguiremo in questo modo. Lessate la seppia per una decina di minuti in un brodetto fatto con molti aromi, a piacere naturalmente. Versate un paio di patate nel brodetto dopo aver tolto la seppia e lasciate cuocere. Affettate in fette sottili la seppia. Aggiungete un po' di prezzemolo tritato alla seppia tagliata sottili. Mettete anche un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Quando le patate saranno cotte, tiratele fuori dal sughetto di seppia. E lasciatele raffreddare. Versate un paio di cucchiai di olio in una padella. Versate un po' di farina e fate abbrustolire leggermente. Versate il brodo di cottura della seppia in modo che non si formino grumi. E preparate una piccola besciamella. Assemblate il piatto in questo modo. Mettete un po' di besciamella sul fondo del piatto. Aggiungete anche tre patate, tre spicchi di patate, in questo caso abbiamo tagliate grosse, e dopo aggiungete anche la seppia tagliata sottilissima. Versate un filo d'olio e servite. Per queste ed altre ricette vi aspettiamo sul nostro sito Casa Facile e Felice. Arrivederci alla prossima preparazione.